Agosto del 1980, me lo ricorderò tutta la vita. Nell'aria urlava la tempesta ed io iniziavo il mio cammino. Sono cresciuto tra i palazzi popolari di Villa San Martino, quartiere dell'immediata periferia di Pesaro. Apprendo fin da piccolo il significato del rispetto, dei valori sinceri, di amicizia, lealtà e multiculturalità. La vita di strada, tra sangue dal naso, un calcio al pallone e due alle caviglie, piccole risse e abbracci, mi rimangono addosso. Gli amici che ho perso, l'asfalto a cui ho donato pelle e sudore, la concretezza dei rapporti filtrati da niente, mi rimangono addosso. Momenti di vita cruda, stralci di vita difficile, stroncano le mie ambizioni di piccolo talento calcistico. Un coma profondo e improvviso, un caso da libri di medicina mai scritta. Per una settimana non do segni di vita, poi apro gli occhi e si grida il miracolo. In cambio ricevo sofferenza e un'odiosa compassione. In cambio ricevo lucidità, sensibilità, punti di vista e prospettive diverse da cui guardare un'esistenza ricca di ostacoli. Trasformo la rabbia in reazione, il dolore in concretezza. Ospedali, dolore fisico, problemi di salute, spesso gravi e invalidanti, sono la mia quotidianità. Trovo la musica e me ne innamoro. Credo sia lei a scegliermi. Con entusiasmo e passione diventa la mia valvola di sfogo. Il 2002 arriva e me ne accorgo, fa un rumore strano. È l'anno in cui rinasco. L'anno in cui Padova diventa la mia seconda casa. L'anno in cui non sono più da solo. Il 2002 è l'anno di formazione della mia band, gli NH3. Una band fatta di amici fraterni, per i quali sono disposto a tutto e con i quali ho condiviso esperienze di vita fondamentali. Milano, Padova, Roma, Monaco di Baviera, vedere scorrere l'asfalto in attesa di risposte, strette allo stomaco, qualche lacrima e un amico invisibile, la paura. Leggo da sempre e inizio a scrivere per il gruppo. Dicono che io sia il leader, che trascini gli NH3, forse per il mio carattere. Non è così, siamo una squadra, una famiglia. Alcuni dei miei testi vengono scelti anche da altre realtà musicali. Da sempre sono appassionato di lettura e scrittura. Collaboro con webzine di diverso genere, come recensionista. Decido di aprire un blog. Il blog diventa un libro. Radio Simo nasce nel 2013. Scelgo l'autoproduzione per vomitare nei miei scritti quello che voglio, senza filtri, in modo naturale e scorretto. È un filo diretto tra cuore, viscere e gli occhi di chi legge. Di recente alcuni dei post di Radio Simo sono stati pubblicati su diverse riviste online quali Cultural e Sport People, altri invece sono stati utilizzati nelle scuole superiori per sensibilizzare gli studenti su argomenti quali razzismo, bullismo e omofobia. Odio vedere soffrire le persone, odio chi si lamenta e non fa nulla per cambiare le cose. Il mio impegno nell'ambito sociale è costante, nei confronti di Sea Shepherd, nei confronti di Arcoral Foundation, nei confronti di sicurezza sul lavoro. Radio Simo entra nelle scuole, incontro i ragazzi e ci confrontiamo, regalo loro la mia fiducia, consegno nelle loro mani la mia storia. Molti di loro si riconoscono in alcune parti di essa. Il loro bisogno di esempi veri e sinceri è dilaniante. Credo in loro, sono il futuro. Gli racconto la mia esperienza, come un ponte tra la scuola e la strada, come un buco dalla serratura che guarda sulla realtà, sulla vita, quella vera, senza patinature, senza imbrogli. Gli dico di credere in quello che sentono, perché siamo la cosa più preziosa che abbiamo. Radio Simo diventa così School Project, un progetto scuola. Ho dovuto sperare nella morte di altri per poter dare un senso alla mia speranza. Il mio stomaco non secerne più adrenalina, dopo aver visto la meraviglia della vita, dopo aver visto l'incubo della morte. Rimango in piedi, sul filo del rasoio, ma appena mi è possibile sorrido. Le sconfitte sono le fondamenta delle vittorie più belle. Le sconfitte meritano di esistere solo se trasmettono insegnamenti, anche se poi lasciano lividi perenni con cui dovrai fare i conti per evitare errori, a cui dovrai dimostrare ogni giorno di volere e di valere di più. La paura è un nemico invisibile creato da noi stessi. Frantuma la tua autostima, è una prigione dalle sbarre fatte di niente. Affrontandola e sconfiggendola avremo l'esistenza in mano. La vita è questa e sta a noi decidere come viverla.